Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Buon 4 luglio, è quasi finito. Inizio dalla fine per poi tornare all'inizio e vi facciamo vedere come abbiamo festeggiato noi il 4 luglio a New York. Ciao! Direzione Brooklyn Bridge Park, fuochi, sono le 4 e mezzo. Speriamo di trovare una posizione ottima, sono con il gruppo di 100. Gruppo! Happy 4th! Brooklyn Heights, siamo scesi dalla metro, abbiamo già parlato con un paio di poliziotti, ci hanno dato l'ok per posizionarci al Brooklyn Bridge Park, quindi stiamo andando giù con tutte le scorte, la sorpresa, le bandiere e un sacco di casino pronto per festeggiare il 4 luglio. Dobbiamo andare. È ora di controllare le borse. Sorry. Dove? Qua, sicura? Qua. Main street, make a left. Oh, but the officer right there told us we can walk here. Main street, make a left. Okay. Follow the crowd. Just okay. No. Tutte le strade portano al Brooklyn Bridge Park, right? Oh yeah. Mi sono ingannata. Happy 4th. Sono con Isa, call me Isa. Stiamo cercando di arrivare al parco del ponte di Brooklyn. Missione non impossible, perché noi ce la faremo, certo. Solo che ci stanno facendo fare il giro dell'oca. Praticamente abbiamo già fatto 20 km. C'è un casino della Madonna. Alle ore 5 di pomeriggio, guarda che sole. E i fuochi sono previsti per le 9:30. 9:20, ti rendete conto? Ok, forse siamo arrivati ai controlli borse, non abbiamo ancora capito, forse perché sì, forse no, forse ci no. Mandano a destra e manca. Exit only, exit only. Exit only? Yes? Ok, this way, cambiamo. Niente, ancora non riusciamo a entrare. Forse siamo arrivati ai benedetti controlli. Ci siamo. Siamo per passare i controlli. Hi. Yeah. Thank you. Passata. Qua, prime impressioni, ancora dobbiamo arrivare. Bellissimo, bellissimo. Cosa? Quello che non abbiamo ancora visto. Quello che non abbiamo visto, voi cosa dite? Ottimo, concordo. Concordo pieno. Diego lì? Cioè, nessuno c'ha parole. No, è tanta paura. Cioè, tanta paura. Dritto, ben dritto, dai. Vediamo. Polizia ovunque. Polizia ovunque. Controlli. Ancora siamo in direzione parco. Con quell'anguria lì c'è a rischio galera. Rischio galera con la mia borsa. Gente che aspetta. Trovate una posizione. Woo! Vi faccio vedere la vista. Ce l'ho detto, ma faremo un picnic con Rosanna. Eccola, piatti americani. E qui c'è da mangiare. Lui prende il sole. Facci vedere le crostatine italiane. E poi ci abbiamo italiane, cioè, l'olio italiano, giusto? Assolutamente. Eccolo. Poi c'è la selezione oro di balsamico di Modena. Sara inizia a mangiare e ci finisce tutto. Leggete i panini, raga. Questi al centro sono frittata con patate e cipolle per Chiara. Ah, solo per me? Sì, tutti per te. Tutto per me, Martina, hai capito? Tutto per me. Mangia anche Martina, right there. Alza lo braccio, per favore. Cosa ti è piaciuto di più? La fra... Cos'è? I pomaroli. I pomarol. Diego, com'è il panino? Buono. E patate? Sì, senza cipolla. Eccole! È arrivata Macy's. Si stanno posizionando. Si posizioneranno qua nell'East River. Sì. Anche voi due? Dove siamo andati? A riempire l'acqua. E era? Atis, gratuita, era gratuita. E voi siete rimaste sconvolte? Molto. Sì. Perché? Perché in Italia non ci sarebbe mai stata l'acqua gratuita. E invece noi abbiamo riempito, ben, fate vedere anche queste che... Una ce l'ha lei. Aspetta, sotto, 5. Una. Ecco, abbiamo riempito ben 5 bottiglie gratis. Grazie, veline!
aspettando il tramonto, sono sopra qualcuno, Diego. Sempre Diego. Ben Hen. Perché si vede meglio da quassù. Guardate che figata. Ci sarebbe la cassa perché non si sente la canzone, vieni. Pronta? La dobbiamo tenere. Fucking bean and get some money. Fucking bean and get some money. Fucking bean and get some money. Sono con Sara e andiamo. Andiamo, se troviamo posto, perché guardate qua, non c'è un buco per passare, però andiamo lungo la riva, ci proviamo. Tu vai di là, io vado di qua. E stiamo aspettando i fuochi, raga, è una figata! Ci stiamo divertendo tantissimo, almeno io, te? Sì. Abbiamo mangiato, fatto picnic, ascoltiamo la musica che è nella cassa qua, praticamente dentro i miei shorts. E manca un quarto d'ora, loro non sanno cosa si aspettano, io lo so, è una... vabbè, me lo direte più tardi. Siamo venuti in riva per farvi vedere che un sacco di palazzi sono illuminati con la bandiera americana. In attesa dei fuochi, mancano 2 minuti. Martina? Yeah? What do you say? I'm excited. You are? Vi ho chiesto niente, voglio sapere cosa ne pensate. Beautiful, bellissimo. Fantastico, bellissimo, beautiful. Da rifare. Vedi, so, il 4 luglio a New York e poi muori. Non è okay. Okay. Tanta roba, tanta roba.
prossimo roba. Anno si prenota. Sembrano quasi americani. Esatto. Bellissimo. Sei senza parole? Sì. Senza parole. Tu senza parole? Amazing. Oh my god! No, veramente, ti sono piaciuti o no? Sì, sì, molto, molto belle. Inimmaginabile, bellissimo. Vero? Prossimo anno si prenota il 4 luglio. Sicuro, già fatto, siamo già là. Là, qua. Ci manca lo zio, ci manca lo zio. Cosa dice lo zio? Bellissimi. Bellissimi. You're welcome. Quasi quanto te. Uno spettacolo così io non l'ho mai visto, cioè di fuochi d'artificio ne ho visti tanti in vita mia e anche comunque a New York ne avevo già visti, ma questo è stato il più bello in assoluto, nella postazione più bella postazione del mondo. Siamo arrivati in tempo, in tempo. Siamo partiti, siamo andati a prendere il gruppo alle 4 dall'hotel vicino alla stazione centrale, preso la metro, ci abbiamo messo un'ora e mezzo perché c'erano tutti i vincoli. Siamo arrivati alle 5.40, più o meno, 5.40 al Brooklyn Bridge Park con tutto lo skyline davanti, il ponte di Brooklyn a destra, perfetto. Una bomba. Proprio, ragazzi, veramente. Se li fanno qua, dovete venire qua e chiamate Chiara. Ah! E 25 minuti d'emozione. No, non sapevo dove guardare, ero proprio a bocca aperta. Ah. Dovevate vedere due telefoni, una fotocamera, una macchina fotografica, un casino. Tutto per voi. Guardate, ragazzi, l'Empire illuminato con i colori della bandiera americana. Andiamo in un rooftop? Andiamo in un rooftop! Voglio vedere l'Empire illuminato? Sì! Ah, queste sono le file per mangiare la pizza adesso. E loro hanno appena detto che... La fila col cazzo che la facciamo! Situazione fila per prendere la metro, impossibile! Questa è tutta la coda per... Non so se vi rendete conto che non riusciamo a prendere la metro da quanta gente c'è. La fila è lunga più di un blocco. Guardate. E abbiamo pensato a una soluzione alternativa che è quella di andare a prendere la metro da un'altra parte. Per arrivare dall'altra parte ci stiamo impiegando un po' per uscire da questo caos. Ragazzi, c'è ancora gente qua. È vuota! Anch'io posso! No, cavoli, è già pieno! Guys, è stata un'avventura allucinante. Bellissima. Da fare, emozionante. Lo so che la luce in questo momento non è il massimo, il microfono non c'è, oggi me lo sono dimenticata, quindi l'audio non sarà il top. Volevo però rendervi partecipe del mio e del nostro 4 luglio. Sono contenta di avervi portato con me. Sono a casa distrutta, sto per svenire, è quasi l'una. Sono in giro da stamattina alle 8, anzi alle 7:15. Domani torno dal gruppo di 100. E per tutti è stata un'emozione immensa, è un bellissimo 4 luglio, ci siamo stradivertiti. Fatemi sapere se anche voi avete festeggiato mai un 4 luglio in America, dove, come l'avete festeggiato, o se non lo avete ancora fatto, mettetevi nella lista delle cose da fare i fuochi d'artificio del 4 luglio a New York. Per oggi è tutto, mi raccomando... Lasciatemi anche pollici, tanti pollici in su. Vi è piaciuto questo video? Non so se sentite fuori gli spari, stanno continuando, è l'una di notte. Spero che questo video vi sia piaciuto e di nuovo, happy 4th of July. Bye guys!